sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera dalla redazione giornalistica di Radio, scusate, di Pianeta Oggi TV di Venezia, emittente All News in rete. Vi parla Massimo Bonella, che è il direttore della testata. Un saluto alla regia centrale di Radio Science TV, ovvero radioscience.it, anche all'editore Rosario Moreno, che fa anche da organizzatore, da regia. E prima di dare la linea alla trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, ecco, vi devo dare alcune informazioni per quanto riguarda un'ondata di maltempo che è in arrivo, ce l'abbiamo alle porte. Praticamente c'è una nuova perturbazione di origine nord atlantica che nelle prossime 24 ore raggiungerà le regioni settentrionali italiane per poi estendersi in serata alle regioni del centro. Si parla di precipitazioni anche nevose al nord, ci saranno venti forti su Liguria e Sardegna. La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla in sette regioni: il settore orientale dell'Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, versante tirrenico di Campania e Calabria, settore occidentale della Basilicata. Naturalmente io mi rivolgo anche ai nostri ascoltatori che ci seguono tramite Radio Valdichiana, sempre del circuito Radio Science, perché anche qui si parla di un'allerta meteo. Si prevedono delle nevicate, un'allerta meteo che è stata pubblicata anche nella nostra testata pianetaoggitv.net. Qualcuno dirà: ma come mai, se voi siete di Venezia e parlate di una cosa locale in Valdichiana? Perché noi siamo anche in Valdichiana, perché praticamente il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, che nasce qui da questa testata, va in onda ormai da diversi anni, dal 2001 per l'esattezza, anche sulla nota televisione storica di Chianciano Terme, vale a dire a Telidea, che oggi copre tutto il centro Italia. E dunque, quindi siamo molto seguiti anche lì. Abbiamo ritenuto giusto, visto che ci inviano sempre puntualmente, e li ringrazio il Comune di Montepulciano in primis, tutti i vari comunicati stampa, tra cui anche l'allerta meteo, cosa che non avviene mai qui a Venezia, tanto per essere un attimo chiari. Allora, ecco, vediamo di puntare un attimo l'attenzione: cosa succederà in Valdichiana, cosa succederà lì nella provincia di Siena, Chianciano, Montepulciano, la Val d'Orcia, eccetera. Allora, è annunciata neve, squadre di pronto intervento sono già pronte in tutta l'area, in tutta la zona, allerta meteo di tipo arancione. In Valdichiana Senese scuole chiuse per due giorni, situazione costantemente monitorata, non, né allarmismo né superficialità. Scuole chiuse martedì e mercoledì nei 10 comuni della Valdichiana Senese. Lo hanno deciso i sindaci dell'area dopo aver ricevuto l'allerta meteo arancione per neve emesso alle 14.30 di lunedì dal centro monitoraggio della regione Toscana. Secondo le previsioni, tutto il versante orientale della regione, dalla mattina di martedì, potrebbero cadere nevicate anche abbondanti. In particolare sull'intera Valdichiana Senese, i fenomeni potrebbero manifestarsi con maggiore intensità da mezzogiorno a mezzanotte di martedì. Ma già da lunedì, cioè da ieri, la zona è attiva, allerta meteo per neve, sia pure con codice giallo. Inoltre le previsioni sono concordi nel prevedere il prolungamento del maltempo fino alla giornata di mercoledì, cioè vale a dire fino a questa sera, fino a domani sera. I 10 sindaci della Valdichiana Senese hanno svolto una veloce consultazione ed hanno quindi deciso in modo univoco e coordinato la chiusura di tutte le scuole dei comuni, sempre al fine di prevenire le situazioni di maggior disagio e pericolo dovute alla percorribilità delle strade. Naturalmente la nostra attenzione rimane alta, ha detto il presidente dell'Unione Andrea Rossi, che è anche, lo ricordiamo, il sindaco di Montepulciano,
e qualora le condizioni del tempo dovessero presentarsi più favorevoli del previsto o migliorare, saremo pronti a revocare le ordinanze. Per ora, anche a nome di tutti i colleghi, raccomando, in presenza di precipitazioni nevose, di limitare gli spostamenti alle necessità veramente indifferibili. Nel frattempo sono state già allertate tutte le squadre di pronto intervento. I sindaci, prosegue Rossi, d'intesa con il Servizio Associato di Protezione Civile, valuteranno la necessità di attivare le centrali operative comunali e quella intercomunale. Garantiamo un servizio di informazioni attento e tempestivo in modo che ogni variazione delle decisioni assunte raggiunga rapidamente l'intera cittadinanza. Naturalmente Pineta Oggi TV seguirà tutto questo. Visto che ci siamo, allora diamo uno sguardo anche alla nostra homepage, della nostra testata pinetaoggitv.net. Abbiamo una pagina molto ricca di contenuti importanti. Dunque, iniziamo con Our Voice, sempre a taglio primo. Our Voice è dedicato a Paolo Borsellino. Auguri ad un grande uomo, auguri a te che hai riempito le nostre vite senza saperlo. Auguri Paolo. E qui c'è un filmato dove potete vedere diversi ragazzi degli Our Voice. A seguire l'appuntamento che viene ricordato con l'emittente interregionale RDE, Radio Diffusione Europea di Trieste, con il programma Open Space, la diretta di ogni venerdì sera a partire dalle ore 21 fino alle 23, condotta in studio da Graziano D'Andrea e da Maurizio Castelli, con il collegamento a reti unificate del circuito Radio Science. Vi ricordo che Radio Diffusione Europea trasmette in AM sui 1584 per quanto riguarda tutto l'Alto Adriatico e Medio Versante Adriatico. Dopodiché in locale, cioè per Trieste e provincia, la 819 kHz. Che questa poi verrà sviluppata prossimamente per poter coprire anche tutto l'entroterra, diciamo, del nord-est fino alle Alpi. Bene, questa quindi la trasmissione, la diretta di ogni venerdì sera dalle 21 alle 23. Poi ricordiamo un'altra trasmissione importante che è partita la prima puntata mercoledì scorso dal titolo L'altro parlante. Alle ore 20:30, io ricordo subito che ha avuto un grande successo, una trasmissione di approfondimento su temi di antimafia che praticamente ha preso il posto della trasmissione Osservatorio Antimafia che andava in onda tutti i mercoledì alle 22 a Radio Sais, condotta, come vi ricorderete sicuramente, da Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Trasmissione che poi è stata lasciata alla deriva e abbiamo quindi, siamo riusciti dopo, devo dire, salti mortali, ci abbiamo lavorato mesi per questa cosa, a sostituirla con l'altro parlante. Questo tanto per essere chiaro, a me piace essere sempre molto chiaro e trasparente. Alle ore 20:30 del 16 gennaio scorso, grande successo con il nuovo appuntamento a Radio Sales e Radio Sales con il settimanale di approfondimento L'altro parlante in collegamento diretto con Radio In di Palermo, che ricordiamo la frequenza per Palermo e provincia FM 102. In studio Mauro Faso, che noi ringraziamo sempre per la collaborazione. Quindi appuntamento allora per domani, sempre alla stessa ora, 20:30, con la seconda puntata, o meglio il secondo numero dell'altro parlante. Questo è un appuntamento fisso ogni mercoledì fino a per sempre, insomma, non c'è un'ultima puntata. Poi abbiamo gli approfondimenti importantissimi e già questa sera verrà pubblicato uno nuovo dal titolo La Freccia di Margherita Furlan, che io ringrazio sempre per la collaborazione. Ci sono delle interviste esclusive, interviste a personaggi che normalmente non li vedrete mai nelle televisioni nazionali. Ci sono diverse, vi dicevo, interviste. Ricordo ad esempio l'intervista a Enzo Pennetta, che è un saggista, poi ancora al generale Fabio Mini, per esempio, già capo di Stato Maggiore del Comando NATO del Sud Europa, che ci aiuta a dipanare la questione mettendoci in guardia. Una guerra sta già
preparando, una guerra si sta già preparando e sarà l'ultima. Quindi lo dicono persone che hanno lavorato una vita in quegli ambienti militari e quindi vi invito caldamente a ascoltare, a vedere queste interviste di Margherita Furlan. Poi ancora abbiamo un numero di Pianeta Oggi Report, il nostro settimana è quello che va anche, come dicevo prima, a Teleidea in Toscana, ma non solo, in tutto il nord-est, da Telecarnia a Telemare, Gorizia TV, Radio Alfa TV di Udine, tanto per ricordarle, poi le radio, Radio Diffusione Europea, Radio Rione giù della Campania, RBC Grosseto, Radio Nuova Musica di Pordenone, eccetera, perché ci sono emittenti radiofoniche poi anche in Sicilia, e questo è un numero dedicato al l'intervista esclusiva al PM Antonino Di Matteo e al noto giornalista scrittore Saverio Lodato, che il sottoscritto aveva raggiunto in occasione di un convegno che si era tenuto a Venezia San Marco nel dicembre scorso. Quindi insomma abbiamo delle interviste, una meglio dell'altra, una più importante dell'altra. Non poteva mancare anche il ricordo di quest'ultima, l'intervista all'autore del libro La Bestia, Carlo Palermo, a cura di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. La trovate ormai già in a taglio medio-basso. In ultima, poi un altro numero di Pianeta Oggi Report con l'intervista ad un grande amico del famoso artista noto in tutto il mondo, Charles Aznavour, che appunto lui è Odino Marcon, che ci ricorda questo grande personaggio. Questo è quanto, come sentite c'è tanta carne e fuoco all'interno della nostra testata pianetaoggitv.net, la nostra All News di Venezia. Sono le 19.14, subito la linea dal Vieno Appi, collegato via Skype con Radio Sales per il programma Pianeta Oggi 20 nel mondo. A te Rosario, noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti delle notizie. Sì, scusami, mi scuso di queste gaffe, ma è dalle 5 che sono in piedi stamattina, quindi penso che è comprensibile. Allora, Alviano Appi, lo ricordiamo grazie, bene. Grazie Massimo, grazie, nessun problema. Dell'associazione Il Sicomoro di Pordenone, ilsicomoro.com, il sito internet per maggiori approfondimenti, quindi in linea subito la parola ad Alviano Appi per la conduzione di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. A dopo. Grazie Massimo e un buonasera a tutti. Allora, innestiamo subito la marcia. Questa sera abbiamo con noi la giornalista Margherita Furlan. Grazie Margherita per essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ecco, Margherita, tu da un po' di tempo, speriamo che sia così anche in avvenire, stai diventando un po' il nostro sguardo sugli eventi di carattere nazionale e forse non solo il nostro sguardo, anche un po' la nostra lente, la lente di ingrandimento che qualche volta... oltre a degli eventi major così che succedono in questo mondo globalizzato e quindi è molto importante essere connessi, conoscere, sei anche in grado di porre l'attenzione su fatti e su eventi che sembrano di secondo profilo e che invece in realtà dopo si dimostrano essere particolarmente importanti. Allora, io partirei per un'analisi un po' sui temi militari che nel nostro mondo continuano a scaldarsi parecchio. Ti volevo chiedere un parere sulla visita di Putin a Belgrado, Margherita. Allora, innanzitutto
Vorrei fare una piccola premessa. Diciamo che per chi si occupa di geopolitica e politica, quindi internazionale, indubbiamente questi sono dei periodi internazionali e dei periodi interessanti. Tant'è vero che proprio oggi si è firmato il trattato di Aquisgrana, qui magari faremo qualche accenno nei prossimi minuti. È il trattato, un nuovo trattato tra la Francia e la Germania, è un trattato molto molto importante per molti punti di vista. Detto questo, all'interno dei Balcani c'è una situazione che direi è quasi esplosiva. In questi giorni questa situazione ha inevitabilmente portato Vladimir Putin alla sua presenza in Serbia. Serbia che è un paese isolato, diciamo, dal resto dei Balcani nella situazione attuale. In questi giorni abbiamo fatto, insieme a Giulietto Chiesa, abbiamo fatto delle ricerche riguardanti questa situazione nei Balcani e abbiamo scoperto una situazione molto molto interessante, preoccupante, e vorrei parlarvi di questa chicca che abbiamo trovato, di questo orizzonte che si profila minaccioso nei confronti soprattutto dell'Europa. È una minaccia, il progetto, diciamo pure che è una minaccia, si chiama il progetto Grande Albania. Il progetto Grande Albania, che è un rifugio già ora, un rifugio sicuro per il jihadismo internazionale. Quindi anche questo ha portato Putin ad avvicinarsi all'Albania e quindi a presenziare in Serbia. Non a caso ricorderete che a fine della sua visita gli è stato regalato un piccolo cane di origine kosovara. È un gesto prettamente simbolico che molto vuol dire e va in antitesi al grande progetto che i grandi padroni della terra stanno organizzando, che questa grande Albania, che anche in questo caso è un progetto che si collega con il terrorismo, che di fatto non è più solamente una questione medio orientale, ma si sta trasportando da un'altra parte, cioè in Europa. 15 giorni fa è successa una cosa: il governo albanese ha espulso due diplomatici iraniani e, come vedete, anche qui c'è sempre di mezzo il Medio Oriente, come accennavo prima, l'Iran, e quindi poi scopriremo che c'è anche di nuovo Israele. Quindi, diciamo, il governo albanese ha espulso due diplomatici iraniani, funzionari presso l'ambasciata di Tirana, accusati di essere membri sotto copertura dell'intelligence iraniana. Secondo quanto riferisce il quotidiano Independent, che è un quotidiano britannico di importanza geopolitica internazionale, i due sarebbero stati parte di una cellula il cui compito era quello di organizzare un complotto per colpire l'opposizione iraniana rifugiatasi in Albania. Cito tra virgolette l'Independent. Quindi l'Independent presume che l'opposizione ci sia una posizione all'Iran che si sia rifugiata in Albania. Questa mossa dell'espulsione di due diplomatici iraniani è stata messa in atto in seguito a dei colloqui con Israele e Stati Uniti d'America. Guarda caso. Questa notizia ha quindi sollevato a qualcuno, quantomeno, l'attenzione su uno scenario finora poco studiato, ha fatto alzare le antenne su qualcosa che sta succedendo. E abbiamo scoperto che gli Stati Uniti hanno affidato all'Albania un ruolo centrale e il cui fine, o quantomeno uno dei fini, appare quello di incrementare la destabilizzazione dell'intera area balcanica, che è compresa nell'Europa. Protagonista di tutta l'operazione è l'organizzazione islamica cosiddetta Mujahideen e Kalk, sarebbero i Mujahideen del popolo, e si pronuncia MEC, più brevemente. Questo MEC dispone ora di una grande base in territorio albanese. L'arrivo in Albania del comando del MEC, però, è preceduto da una storia che vale la pena un attimo raccontare. Nasce nel 1963 in Iran, quindi nel 63 addirittura, con l'obiettivo effettivamente di opporsi all'influenza occidentale nel paese,
essendo avversari del regime dello Shah. Nel 79 il MEC partecipa quindi alla rivoluzione guidata da Khomeini, ma l'ideologia che lo caratterizzava era un singolare intreccio, incrocio di marxismo, femminismo e islamismo che non poteva andare d'accordo con gli ayatollah che ricordiamo essere figli. Quindi il MEC è costretto a disperdersi e il suo quartier generale si trasferisce a Parigi nel 1981. Quindi in questo lasso di tempo il MEC cambia pelle, ma soprattutto cambia ideologi e cambia finanziatori. E 5 anni dopo si trasferisce in Iraq, a nord di Baghdad. Si distingue lì come formazione armata autonoma, che supporta Saddam Hussein contro l'Iran e appare attivamente anche in episodi di repressione dei curdi iracheni. Il MEC stranamente sopravvive alla caduta di Saddam Hussein e nel 2003 viene trasferito dagli americani vincitori in un altro grande accampamento militare, sempre in Iraq, che prenderà il nome di Camp Liberty, ovviamente. Da quell'avamposto si diramano numerosi attentati terroristici e azioni di diversione e boicottaggio contro l'Iran. E qui è la storia che parla. Formalmente disarmato dall'esercito statunitense, il MEC viene inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali e continua a svolgere un'azione bellica e propagandistica contro Teheran. Ma sempre sotto la guida del quartier generale di Parigi, è sempre lasciato libero di agire, sia dai servizi segreti evidentemente americani, israeliani e anche francesi. L'ambiguità della sua collocazione non gli impedisce, ma anzi lo aiuta ad incassare il supporto più o meno esplicito di molti esponenti politici occidentali. Facciamo dei nomi: l'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, John Bolton, che era rappresentante degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, ma soprattutto oggi è consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America, l'ex commissaria europea italiana, Emma Bonino. Sul New York Times nel 2012 appare l'elenco dei sostenitori, tra cui oltre a queste persone famose già citate, ci sono esponenti del Congresso americano, ma ex direttori della CIA, ex direttori dell'FBI, ex direttori dell'Homeland Security americana, in ambito sotto l'amministrazione Obama e sotto l'amministrazione di George Bush. Il New York Times illustra anche come Hillary Clinton, che allora era segretario di Stato, ad un certo punto nel 2012 sdogana il MEC, rimuovendolo dalla blacklist, cioè dalla lista delle organizzazioni terroristiche, perché il MEC era considerato terrorista dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dal Canada, dall'Iran, dall'Iraq ovviamente, ma anche dall'Unione Europea. Ad un certo punto Hillary Clinton decide che non è più una formazione terroristica e arrivano tutti i finanziatori, i quali nomi abbiamo detto prima. A questo punto, gli Stati Uniti trasportano l'Albania, scusate, trasportano l'organizzazione del MEC dalla Francia, la trasportano in Albania con armi e bagagli. Impresa quindi molto costosa che ha certamente richiesto un consistente ponte aereo e grandi spese di insediamento per migliaia di persone. Perché in Albania e con quali compiti? Qualcuno è andato a chiederlo a diversi politici albanesi e la risposta è stata qualcosa di questo tipo: l'America ci ha dato il Kosovo, ora dobbiamo dare noi qualcosa in cambio. A questo punto, nelle settimane scorse, appare nel Balkan Post, che è una rivista serba, un'intervista ad uno storico canadese-albanese che si chiama Olsi Jazeski, specializzato nella storia dell'Islam nell'Europa sudorientale, e afferma esplicitamente: l'America sta trasformando l'Albania in un rifugio sicuro per il jihadismo internazionale, e spiega che attualmente, confermato dalla Voice of America, che è una testata americana giornalistica, ci sono 4.000 mujahideen che sono stanziati in un campo militare a Manza, che è una cittadina che è vicina a Durazzo. E, quindi, sono
sono stati portati lì e accettati dal governo albanese tranquillamente, diciamo non proprio tranquillamente, perché come la stessa Voice of America annuncia, solo nel 2016 sono arrivati 2.000 muahidin in cambio di 20 milioni di dollari. Quindi in arrivo ce ne sono altri di milioni di dollari, perché secondo un progetto degli Stati Uniti si sta costruendo un nuovo campo militare situato tra Tirana e Durazzo questa volta, dove secondo il premier bulgaro, che si chiama Boyko Borisov, lì andrebbero a dislocarsi gruppi di combattenti dell'ISIS, di Daesh, che sono attualmente in fuga dalla Siria, dove l'ISIS è stato sconfitto, e anche in questo caso saranno trasportati con aerei americani. Scusa Margherita, sembra di essere all'interno, anzi io direi che la realtà supera di molto la fantasia, all'interno di un film di spionaggio con mosse e contromosse e cose oscure perfino all'interno degli stessi protagonisti di questa cosa che tu molto bene hai enucleato. Alla fine la volontà è tutto coordinato veramente da Washington, da Israele, e c'è un fine di destabilizzare qui l'Europa, o è proprio in funzione anti-iraniana questa operazione? Entrambe. Infatti volevo aggiungere un particolare, perché il mese scorso è uscito un documentario su Al Jazeera, dove appunto viene documentato non solo l'esistenza di questo campo, ma anche il modo di vivere di questi paramilitari all'interno del campo, che vivono come in una setta con delle norme morali e religiose da rispettare molto, molto rigide, ma soprattutto viene descritta la loro attività, che oltre alle esercitazioni varie di tipo prettamente militare, consiste in tecniche di cosiddetta diversione informatico-comunicativa, cioè la cosiddetta cyber shiad, cioè costruire notizie false e produrre attacchi informatici che sono rivolti sia contro l'Iran, ma sono destinati anche al pubblico europeo. Per quale motivo? Per far crescere la paura dell'Iran, per influenzare i media europei in vista di una rottura di tutti i tipi di rapporti con Teheran. Non è un caso che notizia di questa mattina è che la Germania, o di ieri pomeriggio, scusate, è che la Germania ha sospeso i voli di una compagnia aerea iraniana con la Germania, cioè con il territorio tedesco. Questa compagnia iraniana aveva 6 voli alla settimana con la capitale tedesca, e sono stati sospesi. E la ragione non è nota, o meglio, insomma, ci sono le dichiarazioni che dicono da parte della Germania che comunque l'Iran ha svolto precedentemente, in precedenza, è stato uno dei principali sostenitori del terrorismo, e quindi è bene premunirsi e non dare spazio all'Iran. Ricordo che ci sono a tutt'oggi dei problemi con il trattato nucleare, no? Quindi gli Stati Uniti ne sono usciti, mentre invece l'Europa, quindi anche la Germania, per il momento ci stanno dentro, quindi la situazione inizia a complicarsi. Quindi il ruolo di questi paramilitari che sono lì in Albania è quello di far crescere la paura negli europei ed allontanarci quindi da un tipo di rapporto, ma soprattutto anche da un mercato con l'Iran, che potrebbe darci dei notevoli frutti. Sì, c'è da sottolineare una cosa, che in questa situazione, in questo panorama, anche gli italiani fanno la loro parte, perché una delegazione ufficiale del Partito Radicale Italiano e dell'associazione Nessuno Tocchi Caino ha visitato questo campo in Albania a sostegno dei diritti umani contro il governo iraniano. Ma non solo, l'ex ministro degli esteri italiano, ministro del governo Monti, Giulio Terzi, è volato in una di queste
basi del MEC in Albania per annunciare appoggio incondizionato per definire i suoi militanti come combattenti per la libertà, assicurandoli che un'ampia parte della società italiana è convinta che stare dalla loro parte significa stare dalla parte giusta della storia. Quindi, e poi cita gli ayatollah, insomma, che devono essere rimpiazzati da un governo democratico che decideranno loro chi metterci, no? E quindi siamo alla solita storia, all'esportazione di democrazia, che è un film che abbiamo abbondantemente. Nello stesso tempo, scusami, il confine tra l'Albania e il Kosovo sta scomparendo, è stato tolto. E questa è una notizia molto importante, anche perché il Kosovo, contravvenendo a tutte le disposizioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha creato, il decreto è stato firmato il 27 di dicembre, ha creato un esercito autonomo. Il confine tra l'Albania e il Kosovo sta scomparendo, ed Edi Rama, che è il premier dell'Albania, sta lavorando perché il cosiddetto sportello unico, cioè l'eliminazione del confine, venga adottata anche al confine con la Macedonia, a cui è stato cambiato il nome la settimana scorsa, adesso si chiama Macedonia del Nord, il Montenegro, che è appena entrato nella NATO, e la Grecia. La Serbia invece, e qui torniamo a Putin, la Serbia deve essere isolata ed esclusa in attesa di essere sottomessa definitivamente, ma in questo modo la grande Albania, quindi senza i confini, siamo già, l'abbiamo già questa grande Albania, si appresta a diventare un'arma puntata su ciò che resterà dell'Europa, con un campo terroristico al proprio interno. Quindi la situazione è abbastanza pericolosa. Diciamo che di qualche giorno fa anche un attacco missilistico israeliano su Damasco, proprio per colpire, diciamo, dei centri militari, secondo israeliani, appartenenti all'Iran e operativi all'interno della Siria. Sì, sono effettivamente dei centri operativi all'interno della Siria, perché sono stati chiamati gli iraniani dal governo siriano, quindi non ci sarebbe nessun problema. Il problema qual è? Il problema è che Israele vuole impossessarsi di quel territorio. Non solo si è impossessato illegalmente dei territori del Golan, perché in mezzo a questa situazione terroristica è stato facile, insomma, portarsi a casa un po' di territorio così per inserire qualche colonia in più, ma Israele vuole allargarsi, e le dichiarazioni di ieri pomeriggio di Benjamin Netanyahu non lasciano niente che di bene da sperare, perché comunque Benjamin Netanyahu non cede e dice che insisterà e che tutti i paesi europei dovranno assolutamente appoggiare Israele nei bombardamenti contro il governo siriano. Una cosa assolutamente folle, anche perché in qualsiasi modo la si possa pensare, chiedere di appoggiare, di essere appoggiati nel fare dei bombardamenti che provocano che possono provocare dei morti anche civili, è una cosa, a mio modesto avviso, quantomeno moralmente ed eticamente inaccettabile. Ma sappiamo che la politica con la morale non c'entra assolutamente niente. Però comunque su questa situazione Netanyahu insiste e non cede nella maniera più assoluta. Ecco, senti, adesso... Scusate, Adriano, sì. Scusa se mi intrometto qua dalla redazione di Pineta Oggi TV, perché c'è un aggiornamento delle notizie, non riguarda il maltempo, ci sono aggiornamenti anche lì, ma li riprenderemo a fine della trasmissione. Ma ha lanciato una news, vi dico la fonte del televideo, dove praticamente ci sono nuove minacce al giornalista Borrometti. Dunque, vediamo di capire un attimo, brevemente, una nuova intimidazione indirizzata al giornalista Paolo Borrometti è stata recapitata presso la sede della televisione TV 2000. Nella lettera consegnata poi agli investigatori, la minaccia "ti manca poco", tra virgolette. Ricordiamo che Borrometti vive sotto scorta dal 2014. A lui la solidarietà di FNSI e Usigrai. Nuovamente linea a Dalviano, prego. Non ci facciamo mancare niente, neanche noi in casa, ma da quanto abbiamo visto la situazione
internazionale è sicuramente molto caotica e ci sono delle mire a cui la maggior parte dei cittadini, ci sono delle volontà, diciamo, geopolitiche, militari, veramente che sono nascoste alle persone, ai popoli, eccetera. È interessante, scusa, adesso ti volevo chiedere proprio un poco questa contraddizione che sta accadendo all'interno dell'Europa con questo trattato di Aquisgrana fatto proprio tra Francia e Germania, che sembra mettere un po' una bomba, diciamo, di carattere politico all'interno dell'Unione Europea. Lo è assolutamente. E volevo solamente concludere una cosa. Prego. Benjamin Netanyahu ieri ha firmato con Petro Poroshenko, che è il presidente dell'Ucraina, ancora per il momento lo è, un trattato di libero scambio commerciale, quindi nessun dazio sulle merci che passano tra Ucraina e Israele. E quindi, in riferimento a quello che dicevamo prima, probabilmente non è un caso, insomma, perché il primo trattato di libero scambio che un paese, che qualcuno fa con l'Ucraina, guarda caso, è con Israele. Quindi, insomma, anche questa è una notizia nel quadro internazionale che fa capire come la situazione sia dominata da pochi elementi, cioè da pochi paesi che cercano di dirigere le sorti del mondo intero. Per quanto riguarda Aquisgrana, ecco, qui si collega comunque in qualche modo al progetto della Grande Albania, perché il progetto della Grande Albania cerca in primis di gradatamente di rompere quella che è, di destabilizzare quella che è l'Unione Europea. In qualche modo, perché porta all'interno dell'Unione Europea degli squilibri e porta comunque il terrorismo all'interno dell'Unione Europea. E nello stesso tempo il trattato di Aquisgrana esplode come una bomba, e oltretutto si ha quasi paura a parlarne. Si nota molto banalmente questa cosa nelle televisioni, nei quotidiani mainstream, perché effettivamente è una notizia del massimo rilievo. E diciamo, il trattato di Aquisgrana si può definire il de profundis dell'Europa, la morte dell'Europa. È un trattato tra Germania e Francia che annulla qualsiasi altro potere dell'Unione Europea, ora che la Gran Bretagna in qualche modo non c'è più. Scusate, tra le altre cose contempla l'appoggio francese per far entrare la Germania come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E già questa è una notizia particolare perché nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite c'erano esclusivamente i paesi che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. La Germania chiede fermamente di entrare, ma fino a quando non ci entrerà la diplomazia francese farà di tutto in base al trattato, l'articolo 8 del trattato, per fare entrare la Germania. Comunque si parla di un seggio, quello francese, all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in coabitazione. Coabitazione con, no, cioè non ci sarà più, vuol dire questo, il seggio non sarà più solo della Francia, ma sarà Francia-Germania, con una decisione unilaterale o quantomeno bilaterale, come voi capite. Poi ci sarà l'istituzione di un consiglio dei ministri franco-tedesco che si riunirà una volta all'anno. L'istituzione, fermo restando che una volta al mese un ministro del governo tedesco andrà a visitare il governo francese e viceversa. Poi ci sarà l'istituzione di un consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza, l'istituzione di un consiglio franco-tedesco di esperti economici. Quindi è una turnazione trimestrale ai consigli dei ministri dell'altro stato, come dicevo prima. Quindi è evidente che questa è la pietra tombale su tutte le fiabe che sono state costruite finora dell'Unione Europea come unione tra pari. L'Unione Europea non è più un'unione tra pari. Oltretutto, questo significa anche un totale isolamento dell'Italia per quanto ci riguarda. Esatto. Quindi c'è anche un'altra cosa che è importante, perché la Francia,
farebbe entrare la Germania nell'argomento che oggi, proprio in questi giorni, va tanto di moda, cioè nella gestione del franco francese coloniale nei 14 paesi africani ex colonie francesi. Quindi c'è la cosiddetta condivisione della France-Afrique, e non solo, la condivisione anche del dispositivo militare. Qui ovviamente, oltre ad una questione di isolamento dell'Italia, c'è anche una questione che la Francia ci va a perdere molto, perché la Germania, che è stata sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, ovviamente non è che ha un esercito importante come quello che può essere quello francese. Quindi c'è un inchino che la Francia fa nei confronti della Germania, che teme molto di perdere, con l'uscita della Gran Bretagna, teme di perdere molti soldi nel mercato automobilistico in particolar modo, e teme di che con l'uscita della Gran Bretagna si perda importanza, quindi assume su di sé un ruolo, diciamo, quasi imperiale, che è molto pericoloso. Quindi si può dire in questa fase che si salvi chi può, sostanzialmente, perché questo patto mette veramente la parola fine a un ritorno del Regno Unito e ad un allontanamento da un sistema oligarchico di cui non è più parte. E l'Italia ovviamente viene indebolita anche attraverso la cooperazione militare di Parigi e Berlino in Africa, come si diceva, soprattutto nei paesi centrali dell'Africa come il Niger e il Chad, che guarda caso sono stati visitati di recente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quindi in questo momento la geopolitica europea, anche se pochi ne parlano, disegnata dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, avrà d'ora in avanti una configurazione anche formalmente diversa. E mai come oggi, con la firma odierna di questo trattato che si chiama di cooperazione e di integrazione tra la Francia e la Germania, mai come oggi saranno rese più profonde le distanze dei vari paesi dell'Unione Europea, come in quanto squilibrio commerciale e finanziario, tutto a sfavore della Francia e, ahimè, dei paesi del sud europeo, tra cui l'Italia. Quindi l'elenco delle materie in cui i due stati si impegnano a condividere le posizioni è lunghissimo, si va dalla politica estera agli interventi militari, all'acquisizione delle alla condivisione delle spese militari, alle iniziative nell'ambito dell'Unione Europea, fino quasi a far sparire le frontiere, come avrebbero voluto i tedeschi, cioè tra Francia e Germania veramente dovrebbe diventare quasi una sorta di grande stato, maggiormente coeso, come se fossero due stati federali. Adesso diventa sostanzialmente diventa questo il tutto, anche per proteggersi dalla politica economica che sta portando avanti Donald Trump, quindi tutto per proteggersi dall'isolazionismo commerciale degli Stati Uniti d'America. E quindi diciamo che questo per l'Europa è un momento molto, molto delicato, e per diversi motivi l'Europa era già in crisi, questo trattato è difensivo, ma è difensivo in un'ottica di quantomeno indebolimento dell'Unione Europea. Sì, siamo qui, benissimo. Vi dicevo che ci sono degli aggiornamenti e delle notizie, vediamo se però intanto riusciamo a recuperare Alviano Appi, altrimenti io passo con gli aggiornamenti, oppure io pregherei, ecco, la Margherita, se vuole continuare, intanto se, Margherita, se vuoi concludere, se vuoi concludere il discorso che stavi facendo, se vuoi dire qualcosa di più su quello, fai pure. Beh, direi che comunque l'elite di Francia e Germania vanno avanti, coltivano questi propositi di cui abbiamo detto, però comunque sta proseguendo anche la protesta dei gialli, che non accenna a placarsi,
e quindi la situazione è abbastanza plumbea. Sì, ma secondo te cosa ne pensi del governo italiano che si intromette negli affari francesi? Non è un'intromissione. Finalmente vengono alla luce delle questioni che realmente sono accadute. Non è un'intromissione questa, assolutamente. La Francia è un paese che ha fatto quello che ha fatto nelle sue colonie e continua a farlo e continua a stampare i franchi per questi paesi che sono tenuti alla fame. Qualcuno ha interesse a tenerli alla fame questi paesi. Certo, noi non abbiamo detto niente, però il guadagno va tutto quanto alla Francia. Certo, ecco, ma secondo... Prego. Scusa Massimo, avevo una domanda particolare da fare alla Margherita. Abbiamo poco tempo, però vediamo se lei riesce, abbiamo giusto 5 minuti a darmi un'indicazione. Ora, diciamo che l'Italia, in modo indiretto, è al momento l'unico governo, in modo indiretto, perché i poteri forti in qualche modo riescono sempre a condizionare moltissimo le scelte politiche, è l'unico governo che in qualche modo è fuori dalle logiche, diciamo, della grande finanza mondiale. I gilet gialli in Francia, secondo te, che ruolo possono giocare, visto che per certi aspetti tendono a portare avanti dei valori che sono quelli del... Sì, perché io non ho più sentito nulla. Sì, ci sono, ma non sento. Ecco, si parlava dei gilet gialli. Sì, parlava dei gilet gialli. Non so alla fine qual era il suo, dove volesse arrivare. Comunque, io credo che i gilet gialli stiano svolgendo delle manifestazioni che non lo so cosa alla fine porteranno, diciamo che non c'è confronto tra le manifestazioni dei gilet gialli con il trattato di Aquisgrana. Non credo che i gilet gialli porteranno dei grandi mutamenti, ho dei dubbi su infiltrazioni, ma non ho le prove. Diciamo che mi pare di capire che le telecamere sono sempre pronte quando ci sono i gilet gialli, quindi questo non mi suona bene. In ogni caso, direi che sono tutti segnali di inquietudine del popolo, di forte inquietudine, segnali che saranno acclamati presumibilmente il 26 di maggio con le elezioni del nuovo Parlamento europeo, e probabilmente delle indicazioni importanti arriveranno anche da qua. Dall'Italia, ma sicuramente oggi non abbiamo più la stessa Unione Europea di prima, cioè non ha più nessun valore l'asse, se così si può chiamare, l'asse franco-tedesca, oramai comanderei, o meglio, comanda la Germania molto più di prima, tant'è vero che una notizia che è sfuggita ai molti, questa mattina il ministro degli esteri tedesco è andato lui singolarmente di persona a trattare con Putin sulla questione dei confini nello stretto di Kerch, senza chiamare Germania o quant'altri, senza neanche informare Bruxelles. Quindi questo fa capire che oramai l'Unione Europea non conta più, non solo l'Italia non è mai contato niente, ma anche l'Unione Europea non conta molto. Certo, scusa Margherita, vediamo se riusciamo a recuperare Alviano Appi da Pordenone. Sì, adesso sono riuscito. Niente, hanno problemi, Massimo. Dovete guardare, fare una verifica sul vostro impianto del PC perché
qua risulta tutto a posto. Ma nel frattempo, Massimo, volevo fare una domanda. Margherita, sono Saiuz, scusami Rosario. Una domanda che mi sorge spontanea riguardo i gilet gialli, no? Sì. Secondo me, questa è più che una domanda, la mia affermazione. Io ho paura che dietro questi gilet gialli ci siano dei poteri occulti, perché di solito dietro a queste manifestazioni populiste così buttate in piazza, non lo so, mi puzzano un poco, oppure mi sbaglio. Non possiamo fermarlo, non abbiamo le prove, abbiamo dei segnali. In ogni caso, comunque, è sicuramente sintomo di un malessere che c'è in Francia, come c'è da noi, solo che in base al tipo di popolo, al tipo di nazione, viene manifestato in modo completamente differente. Direi che comunque questi malumori bisogna vedere come si orientano adesso, perché il disegno geopolitico pare abbastanza chiaro: si vorrebbe creare un'alleanza strategica basata sul controllo di un asse obliquo che va da sud ovest a nord est, che quindi mette insieme la dominanza francese in Africa, che parte dal Golfo di Guinea ed arriva fino al Mediterraneo con l'Algeria, Marocco, Tunisia e la Libia, con quella tedesca che include l'Austria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, con il contorno degli stati balcanici fino alla Grecia, isolando quindi tutta l'Italia e tutta la parte del gruppo di Visegrad, che sono i paesi baltici, la Polonia, i paesi del nord. Quindi il sogno francese è questo: sostituire l'Italia come subfornitrice nel settore della manifattura meccanica, mantenendo invece la leadership nel campo dell'industria militare e conquistando quella delle tecnologie avanzate come l'informatica e l'intelligenza artificiale. Ma è un sogno che comunque viene calpestato dall'egemonia comunque attuale della Germania, per forza di cose. Quindi in tutto questo contesto i gilet gialli sono una piccola cosa. Io la vedo come una insoddisfazione del popolo francese. Poi vediamo quello che succederà. Delle infiltrazioni ci sono sempre in manifestazioni di questo genere. Resta il fatto che risultati concreti per il momento non se ne sono visti. Ho capito. Quindi secondo te, mi fermo qua, secondo te questa diatriba che è nata tra il governo italiano, tra Lega, Movimento 5 Stelle eccetera, con la Francia riguardo ai problemi dell'Africa, no? Può rientrare dentro che vogliono appoggiare i gilet gialli o qualcosa del genere? Non lo so, perché mi c'ho un po' di sbandamento mentale, come devo dire, su questa storia, perché a un certo punto questi qua del governo si sono messi lì a di traverso con la Francia, che poi abbiamo visto che poi Francia e Germania adesso vogliono comandare di nuovo l'Europa, da quella che hanno firmato il trattato, no? Vogliono fare l'asse franco-tedesco, tedesco-franco, insomma, come vogliamo dire. Dobbiamo dirci la verità: il governo italiano sta andando molto bene, ha dei problemi al suo interno e dei problemi che possiamo vedere anche attentamente noi dall'esterno. E quindi, in qualche modo, il governo, in vicinanza delle elezioni europee, qualcosa deve fare, perché è molto probabile che il reddito di cittadinanza non funzionerà come sperato, perché se non andiamo prima a riformare i centri di collocamento, oppure se non andiamo a mettere mano nel sistema di funzionamento dell'INPS, non lo so, la vedo veramente un po' dura. Poi comunque i limiti del reddito di cittadinanza sono talmente ampi da rendere difficile il fatto di chiamarlo ancora reddito di cittadinanza, più che altro un reddito di sussistenza, una cosa completamente diversa rispetto alla promessa della campagna che è stata fatta in campagna elettorale. Quindi quando molta gente presenterà le domande e poi la domanda verrà rifiutata, probabilmente qualcosa scatterà. Quindi io vedo che molti di noi stanno vedendo che questo governo in questo momento è in una fase di difesa, quindi sta tirando fuori degli argomenti validi. Questo è un argomento assolutamente valido, era venuto il momento di dire quello che sta succedendo, perché di fronte ai tanti morti che ci sono nel Mediterraneo e continuano ad esserci,
pare che l'unica responsabilità sia la nostra, ma bisogna anche andare a guardare le cause. Una di queste cause sta nel colonialismo francese. Questo è indubbio, è una causa storica, nessuno lo può negare. E quindi è giusto anche tirare fuori questi argomenti. Ovvio che questi argomenti vengono tirati fuori in un momento di debolezza per far vedere che anche noi possiamo avere la voce grossa. In realtà non è così, perché tanto poi i media non ti ascoltano, di conseguenza non cambia nulla. Però è giusto che sempre più gente venga a conoscenza di quella che è la verità. Ho capito. No, queste erano delle cose che comunque come network vorrei portarla avanti, sto discorso qua, perché mi preme molto. È un discorso migranti più che altro che mi preme molto su questa storia, perché adesso si stanno trovando tutte le scuse, le accuse, capito, per non risolvere il problema migranti, perché poi alla fine è quello il problema, perché scusami, io non accetto quello che dicono, bisogna risolvere i problemi a casa loro, perché non è quello soltanto il problema. Perché no. Se no, te lo dimostra anche questo fatto, lo dimostra anni di ruberie, di colonialismo, hanno generato anche una situazione di questo genere. Quindi per poter risolvere il problema, non in estremis, non nell'emergenza, ovviamente bisogna andare a guardare anche le cause. Ovvio che noi siamo in difficoltà, perché comunque siamo il primo paese che si sobbarca tutta l'immigrazione. Risposte valide non siamo capaci di darne anche noi, ma sempre per lo stesso motivo, perché comunque siamo una piccola colonia, siamo un piccolo paese e non abbiamo l'aiuto dell'Unione Europea. Però sta di fatto che comunque almeno fino agli ultimi casi recenti, fino a prima degli ultimi casi recenti, noi abbiamo sempre fornito l'assistenza ai migranti, mentre invece la Francia ha sempre chiuso le porte. Cioè, in questi momenti dobbiamo anche parlare di quello che effettivamente succede, oltre ai morti che ci sono nel Mediterraneo, che non è un discorso cinico il mio, sarà brutto da dire forse, però dobbiamo pensare veramente anche a quello che succede, perché i francesi si rivolgono a noi in malo modo quando comunque chiudono le porte, chiudono il confine con la Liguria, oppure ce ne rimandano indietro. Cioè, non è corretto se siamo dei membri uguali, di pari livello all'interno dell'Unione Europea. Ognuno ha le sue responsabilità, comunque anche storiche. Noi ci prendiamo le nostre, è giusto che anche la Francia si prenda le sue. Teoricamente dovrebbe essere così, fermo restando che nell'urgenza, nel momento dell'emergenza, noi dovremmo essere i primi ad intervenire, perché nessuno di noi penso che voglia morti nel Mediterraneo, che siano né donne né uomini né bambini. Questo mi pare prima cosa fondamentale da dire. Margherita, sì. Scusa, sicuramente diciamo che ci troviamo di fronte ad una profonda caduta di civiltà, sia nei processi di causa sia nei processi di effetto. Ci troviamo davanti ad una profondissima crisi globale, ma di civiltà interiore, proprio interna all'uomo, che non sa riconoscere l'altro. E in qualche modo, sia nei processi di causa, che quello che giustamente dici tu, e quindi l'atteggiamento coloniale durissimo della Francia, che ha portato anche alla morte di diversi leader africani che cercavano di liberare la Francia dal franco CFA, e allo stesso tempo di una chiusura delle persone, dei cuori, di fronte ad una situazione che è drammatica, come la persona che rischia di morire in mare. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo delle tue accuratissime ricerche ed informazioni, speriamo di averti presto di nuovo con noi, e siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Io ti ringrazio moltissimo e do un saluto insieme a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Margherita. Grazie a voi, buona serata. Linea a te Massimo, buonasera a tutti.
Benissimo, la riprendiamo dalla testata giornalistica pianetaoggitv.net qui da Venezia. Malgrado problemi tecnici, insomma, ho sentito che ce l'avete fatta, sono emerse delle spiegazioni molto interessanti che poi, come giustamente diceva anche l'editore di Radio Sirius TV, Rosario Moreno, merita appunto di essere portate avanti. Allora, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo. Prima però volevo ricordarvi la notizia che è arrivata pochi minuti fa, le nuove minacce al giornalista Borrometti, una nuova intimidazione indirizzata al giornalista Paolo Borrometti è stata recapitata presso la sede di TV 2000. Poi andiamo allora agli aggiornamenti come previsto, dunque c'è questa allerta meteo in Val di Chiana. Ci sono delle novità, allora ci è appena arrivato un nuovo comunicato stampa dal comune di Montepulciano, a tale proposito ringrazio per la collaborazione Diego Mancuso, dunque il comunicato dice rendevicate meno intense delle previsioni e a Scacchiera, ora pericolo di ghiaccio, permane l'allerta scuole chiuse in Val di Chiana. In Val di Chiana Senese anche mercoledì rimane la decisione presa lunedì anche nel rispetto delle famiglie e della scuola. Nessuna novità nella scelta effettuata lunedì pomeriggio dai comuni della Val di Chiana Senese di tenere chiuse le scuole per due giorni per fronteggiare l'emergenza neve annunciata con codice arancione dalla regione toscana. Dopo una giornata in cui il maltempo si è presentato con intensità e fenomeni non uniformi nelle diverse zone dell'area, dunque i sindaci hanno confermato la decisione già presa tenendo conto di diversi fattori. Al di là della raccomandazione alla prudenza giunta sempre lunedì dalla prefettura di Siena, afferma Andrea Rossi, presidente dell'Unione dei Comuni e sindaco di Montepulciano, sono tre gli elementi che hanno convinto i sindaci a non derogare, sia pure in presenza di fenomeni atmosferici a Scacchiera e meno intensi di quelli annunciati. Il primo è il permanere fino a mezzanotte di martedì, cioè di stasera, dell'allerta arancione, ovvero di una situazione che richiede massima attenzione con potenziali pericoli. Il secondo è l'annunciato abbassamento delle temperature che potrebbe provocare gelate durante la notte e mercoledì mattina con conseguenti rischi. Il terzo è la necessità da tutti condivisa di consentire alle famiglie e al personale della scuola di organizzare con anticipo i propri impegni evitando decisioni dell'ultimo momento che tengono migliaia di persone in attesa. La consideriamo una forma di rispetto dovuta nei confronti della cittadinanza. L'unica incertezza proviene da Cetona, dove l'amministrazione comunale ha valutato l'eventuale annullamento dell'ordinanza di chiusura al momento in cui scriviamo, qui è sempre il comune di Montepulciano che parla, la scelta non è stata resa nota, provvederà a comunicarla il comune stesso. Adesso io do un'occhiata qui in redazione se nel frattempo è arrivata tale conferma dunque da sempre dal comune di Montepulciano per quanto riguarda la situazione a Cetona delle scuole. Un attimo solo che trovo la pagina, il foglio, eccolo qua. Infatti c'è la novità, allora è arrivata la conferma che anche a Cetona le scuole domani rimarranno chiuse, e con questo aggiornamento io direi di chiudere qui queste ultime notizie, questa panoramica delle news dalla nostra redazione di Venezia, da Pianeta Oggi TV, testata giornalistica All News. Sono le 20.05, abbiamo sforato un po', ma insomma c'erano anche diverse notizie importanti oltre all'importante intervista alla giornalista Margherita Furlan. Da Massimo Bonelli è tutto, ringrazio la regia centrale Rosario Moreno per aver realizzato questo programma, anche perché senza di Rosario non potremo andare in onda. Grazie anche a voi che ci avete seguito, vi ricordo l'appuntamento sempre venerdì dalle 21 alle 23 a Radio Diffusione Europea per la diretta con Graziano D'Andrea, e importante il nuovo appuntamento che va a sostituire
il programma di Radio Science Osservatorio Antimafia dal titolo L'altro parlante, che ricordo il primo numero che si è tenuto il 16 gennaio scorso alle 20:30 è stato un grande successo. Quindi si ripeterà anche domani alla stessa ora, direttamente in collegamento con Radio In di Palermo. In studio ci sarà Mauro Faso. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.